Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Beh, sì, devo commettere che negli ultimi 10 anni dovevo piuttosto aiutarlo. Allora, mo passata sta tornata amministrativa in cui il comune di Frosinone non è interessato, si apre l'orizzonte delle prossime amministrative. Oh. E che vogliamo fare qua? Qua l'argomento diventa estremamente interessante, perché poi non è soltanto che investiamo la politica locale, diciamo tutto quello che sta succedendo. Diciamo che diventa quasi esistenziale questo discorso, cioè, beh, alla certo. Fine no, anzi no, quasi esistenziale, è proprio esistenziale, perché noi, quando dico noi intendo riferirmi in questo momento a te e a me, diciamo abbiamo sempre avuto un ruolo abbastanza marginale nella, volutamente o non volutamente, insomma le prossime amministrative possono essere forse l'ultima occasione. Beh, marginale, l'ultima amministrativa abbiamo presentato la terza lista, è vero, scusa, la colomba, c'erano il centro-destra e il centro-sinistra e noi abbiamo fatto la terza lista. Ma c'erano anche Mastrangeli, scusami, non me lo ricordo proprio Mastrangeli, ho capito, non ha lasciato segno. Non ha lasciato. Tu dici? No, non ha lasciato. Però, alla fine, però, Mastrangeli è diventato consigliere comunale e Ivan De Santis invece non è diventato. Ivan De Santis è passata la storia, di Frosinone, Mastrangeli no. Vabbè, no, andiamo avanti. Lo posso anche ammettere. Ah. Oh, vabbè, cerchiamo di riannotare però un discorso, perché stasera veramente siamo assolutamente dispersivi, A te ti fa male andare a mezzo ai biblisti, ti distacchi troppo dalle cose di questo mondo e non riesci a raggiungere quelle del cielo, rimani sospeso a metà. Ah, vabbè, ma tu me lo stai cominciando a parlare come un amico il quale ci manifesta la sua simpatia e appunto abbiamo visto il mio blog, c'ha cioè veramente degli aforismi meravigliosi. Ma tu ti stai riferendo a questo signore, il Schmidt Kaspar, che è la seconda volta che insomma ci fa l'onore di complimentarsi con noi per le sciocchezze che facciamo in video, insomma. Infatti Schmidt, a parte già è tutto un programma, sarebbe, cioè dobbiamo assolutamente approfondire chi sia questo Schmidt Kaspar, ma poi addirittura adesso ho scoperto appunto che il blog si chiama Bouvard, quindi che si rifà la Comedy Man, no? Esatto. E io l'ho letto tanti anni fa, per cui a questo punto ho la curiosità di andarmi a rileggere il romanzo. Ma io vorrei parlare delle prossime elezioni amministrative. Oh, e allora dai, su. Allora. Di fatto lo scontro politico che c'è stato nel 2007 è stato uno scontro da una parte all'interno del blocco di interessi che si divideva tra il PD da una parte e il PDL dall'altra, quindi Marini Piacentini, con la pretesa di Mastrangeli di essere il miglior rappresentante di quel blocco di interessi, ma non è stata riconosciuta questa sua pretesa, e dall'altra parte l'unica proposta alternativa con un progetto veramente alternativo, condivisibile o meno, era quello della Colomba, che aveva in Ivan De Santis il nostro leader scomparso. Quel progetto ha subito una, inutile negarlo, perché noi non siamo gente che nega la realtà. Ci nascondiamo dietro il dito mignolo. Ha ricevuto una sonora sconfitta, abbiamo preso 400 voti, qualche centinaio di voti in più l'ha preso Ivan De Santis, però noi siamo contenti di averlo fatto, perché abbiamo dato una testimonianza politica del fatto che anche in questa notte buia della democrazia e della politica in Italia e a Frosinone in particolare, comunque ci sono delle persone che quando parlano di politica, ragionano di politica, pensano a programmi, progetti concreti, soprattutto programmi e progetti concreti che tengono conto delle esigenze dei cittadini.
cosa che non mi pare che si possa dire né della proposta di Marini né della proposta di Piacentini, i quali invece ripetevano come un mantra il solito solfeggio dello sviluppo, della crescita sostanzialmente basata sull'urbanistica e sui grandi progetti. Esatto. E le privatizzazioni. E qui diciamo che da 3 anni a questa parte non è cambiato assolutamente nulla. Da quattro anni a questa parte, per cui i temi sono sempre gli stessi, l'aeroporto che è un'occasione di sviluppo, l'edilizia che poi appunto dà vita, cioè non è veramente assolutamente cambiato nulla. Beh, una cosa bisogna dare atto a Marini, che l'edilizia in effetti a Frosinone sta attraversando una fase di rilancio, ma questo non sembra essere un traino così importante per l'economia e per il benessere dei cittadini, a dimostrazione del fatto che quei progetti edilizi e urbanistici arricchiscono pochi e lasciano la maggior parte della gente così come si trovava, soprattutto se poi davanti a un rilancio edilizio non corrispondono incassi per il comune. Certo, perché questa è una vecchia storia, insomma, esatto, perché certo da una parte dovrebbe aumentare l'occupazione, ma quando non abbiamo degli strumenti per poter dire quanto aumenti l'occupazione in... Poco, Claudio, te lo dico io perché aumenta poco l'occupazione. Quando i miei genitori nel 66 comprarono la casa che abbiamo qui a Via Brighilli, mi ricordo che passai con mio padre davanti al cantiere un anno prima ed era un formicaio di persone al lavoro. Oggi se tu vai in un cantiere dove stanno anche magari costruendo dei palazzi, grossi palazzi, ti sembra quasi vuoto, perché oggi, al contrario di 30-40 anni fa, l'edilizia non dà l'occupazione che dava una volta. Perché è cambiata proprio la tecnologia. Certo, è cambiata la tecnologia. Molti elementi già prefabbricati. Esatto. Però nella testa della gente è rimasta l'idea che l'urbanistica produce chissà quanta occupazione. Ne produce, sì, ma in misura molto minore e non confrontabile con il danno che poi si produce sul territorio. Specialmente quando poi le nuove costruzioni non producono reddito per le casse del comune, B, sono dal punto di vista economico un investimento privo di senso e probabilmente dietro ci sono, come dire, dei vantaggi economici legati in qualche modo, come dire, alla speculazione e comunque avvengono a danno di chi già, perché poi non c'è una cosa che va chiarita. Non c'è nulla che possa favorire tutti. Qualsiasi cosa favorisce alcuni e ne sfavorisce altri. Per esempio, uno dei cavalli di battaglia di questa amministrazione, oltre all'aeroporto e al rilancio urbanistico, è ad esempio l'idea di spostare la stazione di Frosinone fuori dalla città, concentrando... facendo la mega station. La mega station, lì dove dovrebbe sorgere questo fantomatico aeroporto, e lì dovrebbero chiudere 2 o 3 stazioni. Ceccano pare che abbia detto di no per il momento. Dovrebbero chiudere Frosinone e Ferentino, fare la mega station lì dove dovrebbe sorgere questo fantomatico aeroporto, che non si sa se si fa, che io potrei capire se si fa prima l'aeroporto, anche se noi siamo contrari. L'aeroporto comincia a macinare utenti, 500.000, 1 milione, 2 milioni, a un certo punto si dice, beh ragazzi, spostiamo la stazione lì perché c'è un indotto, è chiaro, no? L'aeroporto non si sa se si fa, nel frattempo però vogliono spostare la stazione di Frosinone, liberare terreni per fare altre costruzioni nel quartiere Scalo, costringere la gente, se vuole andare a Roma, ad andare in quella zona lì, quella zona che è in pieno, al centro diciamo della zona ASI, è il presidente del consorzio ASI, sappiamo chi è. Sappiamo che sono già partite le procedure di esproprio per costruire tutte le infrastrutture a, diciamo, sostegno di questo fantomatico aeroporto che non si sa che cosa sarà, ma queste strutture saranno sicuramente centri commerciali, lottizzazioni e quant'altro. Ma quindi si stanno facendo la New Town lì, il risultato sarà ovviamente che i valori immobiliari in città perdono. È evidente, senza contare il fatto che se uno vuole andare a prendere il treno deve prendere la macchina. Ma infatti adesso guarda, ci sono,
sono cascato anche io in una trappola. Per cui a un certo punto uno degli argomenti qual è? Che il treno, invece di metterci 50 minuti, 55 minuti, ce ne metterà 30-35. Mettiamo pure che sia vero. Sempre che Trenitalia dica di sì. Sì, però in realtà non conta il tempo che ci mette il treno dalla stazione ad arrivare a Roma, ma il tempo che ci mettono da casa, alla fine sarà pure di più, perché io comunque a questa meravigliosa stazione stratosferica e extragalattica, che pure ha messo pure che ci metto un minuto, io ci metto un'ora per arrivarci, per dire, no? Certo. Quindi che senso c'ha tutto questo discorso? Senso con te che anche un servizio, diciamo, di navette, come così lo chiama Angelo Ruggero, sarebbe più costoso di un servizio urbano che passa anche per la stazione, perché un servizio di trasporto pubblico che porta la gente alla stazione servirebbe tutta la città. Esatto. Invece dovresti fare un servizio apposta per andare alla stazione, esatto, oltre a quello necessario per la città, quindi una duplicazione dei costi. E quindi, insomma... E poiché noi, al di là delle scelte, noi possiamo contestare le scelte politiche, le abbiamo contestate, cioè noi pensavamo e pensiamo che non si debba più costruire in una zona come Frosinone, che soffre di PM10, costruire significa aumentare la popolazione e quindi aumentare l'impatto entropico. Però ammesso e non concesso che, vabbè, non concesso, hanno vinto loro, vince quella linea politica, si decide di costruire, beh, però noi esigiamo che le regole vengano rispettate. Se c'è da pagare delle tasse, che queste tasse vengano pagate da chi costruisce. Soltanto, caro Firenze, ecco, diciamo introdurre un elemento un po' negativo, che purtroppo non che la stampa frusinata, la stampa sociale sia stata molto agguerrita nel raccontare le cose, però insomma, se non altro perché era uno scontro di bande, qualche cosa ogni tanto veniva fuori, ma ultimamente mi pare proprio che non venga fuori assolutamente nulla, se non gli unici articoli interessanti di politica, amministrativa e così via sono quelli del Messaggero. Ma la situazione della stampa, dell'informazione frusinate più che ciociara, è assolutamente drammatica, perché a parte il Messaggero e a parte, diciamo, le piccole voci online che possiamo essere noi e out, ma diciamo non ci vogliamo minimamente paragonare al Messaggero, poi cosa abbiamo? Abbiamo la Provincia, che è il giornale dell'imprenditore più coinvolto negli affari urbanistici e non solo urbanistici della città. Abbiamo Ciociaria, che è un giornale praticamente in grossa difficoltà, sì, dopo le recenti vicende. Cioè, che non rappresenta gli interessi economici, a quanto abbiamo capito, di nessuno, nel senso che... E abbiamo quel foglietto, quel foglio settimanale Q7, che dopo un inizio promettente è diventato un tabloid di propaganda del centrodestra. Esatto, proprio ha fatto molto molto male, anzi direi che il centrodestra io penso che farebbe bene ad abbandonarlo, perché tanto non porta assolutamente niente. Anche perché se uno vuole, come dire, essere captare insomma un po' di attenzione, deve cercare di essere un po' di informazioni le deve dare, no? Invece mi sembra che intervista quel politico, quell'altro politico. Esatto, alla fine è un foglio di propaganda, propaganda. Quindi mi dispiace, perché conosco qualcuno che lavora in quell'organo di stampa, mi dispiace, però insomma io personalmente, se fossi del centrodestra, li licenzierei tranquillamente, e noi diciamo sono assolutamente inutili. Noi diciamo questa cosa sia perché aveva acceso in noi delle speranze, e sia perché nel desolante panorama della stampa ciociara, della stampa frusinate, se al Messaggero si affiancasse un altro giornale avrebbe spazi. Noi non abbiamo la forza, abbiamo provato con Double Fast, ma i nostri sostenitori ci hanno abbandonato, forse perché eravamo troppo estremisti, chissà perché, insomma siamo stati lasciati, forse non eravamo abbastanza bravi, ma sì, sicuramente facciamo un atto di modestia. Double Fast era un foglietto che faceva ridere, insomma, sì, no? Sì, infatti. Va bene, signori, forse non siamo stati particolarmente brillanti, forse siamo stati anche meno brillanti delle altre volte. Grazie per la pazienza. È colpa sua che se ne va a mezzo ai buddisti. Sì, purtroppo. Che si distacca troppo dalle cose di questo purtroppo mondo. Purtroppo è così, per cui oltre alle cose vane mi occupo anche del Nirvana.